Carissimi colleghi, oggi siamo lontani dalla piazza che ci aveva visti il 1º maggio 2018 e del 2019 insieme alla CONFSAL per portare la scuola, l'università, l'AFAM e la ricerca al centro delle politiche di sviluppo per il nostro paese. Quest'anno, nella giornata del lavoro, dalle nostre case il nostro pensiero va a tutti gli uomini e donne che durante la grave emergenza sanitaria che ci ha colpito, hanno continuato a concepire la loro vita con senso di dedizione e solidarietà verso l'intera nazione. A loro va il nostro ringraziamento e riconoscenza. Anche i lavoratori della scuola hanno continuato a prestare la loro attività sperimentando forme inedite di lavoro, pur in difficili situazioni personali e non adeguate condizioni professionali, per garantire il diritto all'istruzione, un diritto particolarmente prezioso perché è rivolto alle giovani generazioni. Tutte le persone degli istituti di istruzione ed educazione, l'università, l'AFAM, gli enti di ricerca, hanno continuato la loro attività per garantire il contributo che queste istituzioni danno al Paese. Un contributo da sempre fondamentale, e che lo sarà ancor di più per poter essere pronti e attrezzati attraverso la conoscenza, la ricerca e l'innovazione per fronteggiare la grave situazione che si prospetterà ad emergenza conclusa. Le sue conseguenze economiche e sociali renderanno ancor più evidenti le fragilità delle persone e ancor più profonde le carenze delle politiche che hanno caratterizzato questi ultimi decenni, che hanno colpito soprattutto la salute e l'istruzione. Lo SNALS si è sempre battuto contro i tagli, le riforme a costo zero, la soppressione dei presidi sui territori, la precarizzazione dei rapporti di lavoro, lo svuotamento degli organici, il disinvestimento nelle strutture e nelle infrastrutture, la mancata valorizzazione del personale, le inique retribuzioni, le procedure di reclutamento inadeguate. Abbiamo acceso i riflettori anche sugli episodi di violenza nelle scuole, sulla fuga dei cervelli, sui divari territoriali, sulla necessità di investimenti per l'inclusione, sulla numerosità delle classi, ma anche delle singole istituzioni scolastiche, sui progetti che mettevano a rischio l'unitarietà del sistema educativo attraverso un'autonomia differenziata. Lo abbiamo fatto in tutte le occasioni, dal congresso alle riunioni dei nostri organi statutari, consigli nazionali, direzione nazionale, conferenza dei servizi dei segretari provinciali e regionali e nei convegni. Le proposte dello SNALS sono sindacali ma anche culturali, nascono da un lavoro comune che raccoglie ciò che emerge dai territori e nelle singole istituzioni e sedi. È lì, infatti, che il sindacato gioca il suo ruolo insostituibile, ovvero raccoglie le esigenze dei lavoratori, offre informazione e formazione, consulenza e servizi, sceglie di stare al fianco dei lavoratori con tutti gli strumenti dell'azione sindacale. Si muove anche nel confronto con le istituzioni e con i governi e maggioranze di diverso colore politico. Lo SNALS ha sempre difeso con forza le proprie posizioni a tutela dei lavoratori del comparto istruzione e ricerca, sia a livello politico sia a livello tecnico. È sempre stato un sindacato rispettoso della democrazia e crede nel dialogo con i rappresentanti politici e con le strutture ministeriali. Solo così possono essere assunte decisioni il più possibile vicine alle esigenze delle istituzioni e dei lavoratori. Con questa convinzione vogliamo lottare per dare sempre più valore alle analisi e proposte che nascono dalla nostra concreta conoscenza del reale,
del reale funzionamento dei servizi e delle condizioni di chi vi opera e di chi ne usufruisce, oggi più che mai, perché le decisioni devono riguardare tutti i cittadini, tutti i settori della società, tutto il mondo del lavoro. Sentiamo la responsabilità che nasce dalla consapevolezza della gravità della situazione. Servono misure complesse, ma attuabili per garantire l'apertura dei servizi educativi e delle scuole dal prossimo mese di settembre, con la didattica in presenza il più estesa possibile nel rispetto delle misure di sicurezza. Su questa urgenza dobbiamo prendere atto di posizioni di chiusura della parte politica, che denota una marginalizzazione dei problemi del mondo dell'istruzione, della cultura e della ricerca, con cui faremo pesantemente i conti. Proprio in questa giornata dobbiamo allora dare ancora più forza alle nostre idee, impegnarci ancora di più a dare voce alla richiesta di cambiare radicalmente il verso delle politiche finora adottate, per rimettere al centro il lavoro e le persone di tutte le età. Il governo deve urgentemente decidere di investire con risorse finanziarie, ma anche con una consapevolezza nuova sull'educazione, sull'istruzione, sulla ricerca. Anche l'opinione pubblica e le stesse imprese devono rendersi finalmente conto che pensare alla ripartenza significa mettere in discussione le scelte del passato e l'ordine di priorità che si erano dati per consolidati. Noi non abbiamo mai commesso questo errore, proprio perché, lavorando con le giovani generazioni, abbiamo sempre avuto il dovere di guardare al futuro. E quindi siamo stati pronti a percepire i nuovi bisogni educativi e a lottare affinché le competenze, i comportamenti sociali adeguati, l'accoglienza, il rispetto della persona e dell'ambiente potessero essere riconosciuti come indispensabili nella società, anche quella più innovativa e tecnologica. Anche in questo è fatto il nostro lavoro. In questa giornata così significativa, ci è chiesto di essere ancor più tenaci nell'impegno. Sicuramente lo SNALS lo sarà. Nello stesso tempo, dobbiamo sentirci orgogliosi di far parte di una grande comunità che partecipa attivamente alla cultura, alla vita associativa e alla cosa pubblica del nostro paese e che si riconosce nel comune patrimonio di idee e nei vincoli di collaborazione e solidarietà, valori fondamentali del lavoro di oggi e di domani. Un saluto affettuoso e buon primo maggio a tutti.